Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di TG Verona Network. Un attento monitoraggio del web, segnalazioni e foto di clienti scontenti e passaggi registrati in ZTL. Sono questi gli elementi principali che hanno permesso alla Polizia Municipale di Verona di scovare tra le 146 strutture extraalberghiere sotto controllo 86 realtà irregolari, chi per situazioni abusive, chi per mancato pagamento della tassa sui rifiuti. Il reato più comune è quello dell'evasione della tassa di soggiorno, che dal 1 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 è stata evasa per oltre 500.000 di euro. Un mondo sommerso lo ha definito Tommaso Ferrari, capogruppo di Verona Civica, il quale in una nota fa sapere che depositerà una mozione volta a siglare un accordo con la nota piattaforma Airbnb, una mossa che hanno già fatto molte città come Genova, Bologna e Firenze, che consente alla piattaforma mondiale di riscuotere la tassa di soggiorno al momento della prenotazione. I ricavati verranno poi versati a cadenza trimestrale al comune. E come ogni anno, nel giorno di San Valentino, la Polizia di Stato ha scelto di stare vicina alle donne. Nella giornata di oggi, dalle 10 fino a pochi minuti fa, quindi fino alle 19, all'interno del cortile Mercato Vecchio è stato allestito uno stand informativo della campagna di prevenzione Questo non è amore. L'obiettivo è quello di creare momenti di incontro volti a rompere l'isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere. Durante la giornata un'equipe di operatrici e operatori specializzati della Polizia di Stato hanno fornito informazioni sugli strumenti di tutela e di intervento in situazioni di violenza e di stalking. Se ami qualcuno, portalo in un museo. Questo è lo slogan lanciato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Verona, che in occasione della 13ª edizione di Verona in Love ha lanciato anche una rassegna tutta dedicata agli innamorati e al mondo della cultura. Vediamo il servizio di Marco Menini. Tante le manifestazioni, oltre 100, mi piace ricordare che il mio assessorato, l'assessorato alla cultura, promuove iniziative mirate nei nostri musei, nel nostro sistema museale unico, con visite guidate a tema, con l'ingresso ridotto per tutti nei nostri musei, con delle cacce al tesoro rivolte non solo ai più piccoli ma anche alle coppie e agli adulti nei luoghi di Giulietta e Romeo. E come dice il nostro slogan, se ami qualcuno portalo in un museo di Verona. Quindi per fortuna la giornata è bellissima, ma anche non fosse bellissimo potranno conoscere tutti gli innamorati anche i nostri musei, ma anche se il tempo è bello suggerisco di fare un giro perché abbiamo tanto da offrire. L'associazione Love Film Fest, che nei mesi di febbraio del 2016 e del 2017 ha organizzato al Palazzo della Gran Guardia l'omonima rassegna di cinema sentimentale, ha annunciato che quest'anno la terza edizione non si terrà, a fronte di una serie di incontri avvenuto con l'assessore alla cultura Francesca Briani, con cui è stato concordato di rimandare l'evento di un anno. L'associazione si è messa a disposizione del Comune di Verona per la definizione e la ricostituzione di un festival cittadino di prestigio, degno della nostra città, dedicato ai tanti giovani appassionati di cinema, ma che sia attrattore di turismo cinefilo, si legge in una nota proprio diffusa quest'oggi dall'associazione. Love Film Festival quindi intende affiancare alla manifestazione l'assessorato alla cultura al fine di riportare per il 2019 un festival cittadino di cinema sentimentale nella nostra città. E una serata all'insegna della musica e della solidarietà si terrà sabato 17 febbraio a Povegliano, dove un concerto di Alberto Bertoli canterà i successi del padre Pierangelo, noto cantautore italiano deceduto nel 2002. L'appuntamento a ingresso libero è alle ore 21 al Teatro Parrocchiale San Martino in piazza 4 novembre. Il ricavato del concerto sarà devoluto alla comunità alloggio La Quercia di Abramo di Povegliano Veronese, che ospita anziani autosufficienti, e il centro diurno per anziani non autosufficienti gestiti dalla cooperativa sociale Cercate.
L'amore e le sue forme, difficilmente sintetizzabili, sono al centro del primo libro di Anna Martellato, la giornalista veronese che ha pubblicato quest'opera, La prima ora del giorno, di Giunti Editore. La presentazione in anteprima ieri alla Feltrinelli di Via Quattro Spade, assieme alla collega giornalista Laura Perina. Vediamo i dettagli nel servizio di Matteo Bellamoli. Un libro che dipana la sua storia tra passato e presente, addentrandosi con coraggio nei segreti di una famiglia. La prima ora del giorno, edito da Giunti e in uscita da quest'oggi, è il romanzo d'esordio della giornalista veronese Anna Martellato, che ieri sera lo ha presentato in anteprima alla Feltrinelli, assieme alla collega Laura Perina, davanti a una platea numerosa e interessata. Della mia vita c'è tanto, della vita della mia famiglia c'è tanto. Se dovessi parlare di percentuali, direi che un 95%, 90% buono è verità. Poi sì, ci sono molte cose vere, ci sono molte cose romanzate e ci sono molte cose inventate, però c'è tanto di vero, infatti è la storia di mia nonna. Il libro racconta la vicenda di Zoe, giovane freelance nel mondo della comunicazione, che in un momento per lei cruciale dal punto di vista professionale scopre di essere incinta. Sarà la vecchia nonna, attraverso il racconto della sua vita vissuta sull'isola di Rodi, ad indicarle la strada da percorrere. Scrivendo, la mia nonna era di nuovo con me e questo è già molto. Mi è piaciuto tanto anche perché quando lo scrivevo, ed era inverno dell'anno scorso, io in realtà non ero in una fredda stanzetta di Verona, ma ero nelle viuzze acciottolate di Rodi negli anni 40 in piena estate, quindi è stato molto bello essere lì con lo spirito, però è una presenza veramente forte. Sentivo il sapore del mare quando scrivevo. Quando si parla di amore, non c'è solo l'amore tra uomo e donna, ma c'è anche l'amore di una madre verso la propria figlia, di una nonna verso la propria nipote e soprattutto un amore che non ha pari, che è l'amore verso se stessi e l'amore per la vita. Si chiamerà Verona Verona's Flavors e sarà un murale dedicato a Verona, città degli innamorati. Sono iniziati oggi, nel giorno in cui si festeggia l'amore, i lavori commissionati dall'azienda Easy Park per il parcheggio centro all'ex gasometro, parcheggio di punta di Verona gestito da AMT. L'artista che seguirà l'opera sarà Cherisart, street artist di fama internazionale. Passiamo alla musica. Mescolano melodie di tutti i generi, ma si possono considerare profondamente folk, e con la musica fondono la ricetta nel repertorio tradizionale con il cantautorato. Chi sono? Scopriamolo nel servizio di Marco Menini. Sabio perché a sto sito i la chiama Verona, l'aria le mansa bona, l'aria de far l'amor, sti baldi giovanotti, intraprendenti e bei, diventa de... Qui sì, vogliamo fare canzoni d'autore, vogliamo fare vera poesia, vogliamo fare canzoni che restino nel tempo, che probabilmente diventeranno di tradizione orale in futuro. Salta fuori il ragno dal ragnaro, marcia par la mosca dal moscaro, del ragno de mosca mora, innamorai di te. Abbiamo due anime, insomma, no? Una che è appunto quella di cercare di creare un repertorio cantautoriale in dialetto, e spaziando in generi musicali diversi, e questo secondo me fa più presa su persone magari più giovani, bambini, eccetera. Mentre poi abbiamo alcune canzoni tradizionali riprese, rivisitate, rimesse in piedi, che invece piacciono molto di più e alle persone più anziane magari, che le conoscono pure. C'è dentro di noi un'anima giocosa che poi comunque con i bambini entra molto in sintonia. È un po' un'aria un po' scanzonata, se vuoi, e il cantare in dialetto comunque anche per loro è intrigante, secondo me. Alcune scuole ci hanno anche chiesto di
di intervenire a scuola, di fare piccoli concerti, interventi, perché fanno anche loro dei programmi per il recupero un po' del dialetto. No? E sulle note di Contrada Lorì chiudiamo il nostro telegiornale. Da parte mia una buona serata, l'appuntamento a domani 13:15. Un buon San Valentino a tutti gli innamorati.